Buongiorno ragazzi, e niente, appena inizio a registrare si tolgono tutti e due, ma li avete visti che erano qui listosi insieme. C'è la prova video, Kuma! C'è la prova video! È inutile che te adesso te ne vai, è inutile! Ma tu cosa fai che lo copi? Buongiorno amici di Daily, non so se vi ha già dato il buongiorno Alvi, comunque sì. Oggi il nostro pranzo è questo qua, quindi non Mac, roba salutare, abbiamo tutti i panini che sono stati prodotti, abbiamo anche due cagnolini che assistono alla preparazione del cibo e ragazzi oggi sarà la mia prima volta con la tavola mia e con i boots miei e soprattutto una tavola senza pinne e niente, è dalle 7:30 che sono sveglia a pensarci, emozionata come se fossi una bimba e... come se fossi comunque anche Alvi stanotte ha sognato il wakeboard perché dal nulla ha detto qualcosa del relativo, non mi ricordo che frase fosse, ma era una frase che era proprio riguardo al wakeboard mentre dormiva, gli ho detto: Alvi, stai ancora dormendo? Quindi siamo presissimi. Io oggi farò, me lo sento, farò una figuraccia. Ma che senso questa? Non lo so. Vabbè, no, si sarà forse ossidata con l'acqua? Non lo so. Comunque è successo qualcosa di brutto a quella stagnola lì. Via. Vabbè, tanto per cambiare, indovinate? Siamo in ritardo! Guardate che carine! Tavola 1 e tavola 2. Sì, la mia l'ho chiamata Dippy. La mia non ha nome, come sempre. La puoi chiamare Kuma o Kumirio. Quanto sono drammatica che per la tensione mi fa male la pancia e mi scappa la popò. Quanto drammatica. Ecco, Alvi stracarico di roba. Madonna, quanto sono agitata. Vai, dai, su. Cioè, penso al boot squallo, come quello, però faccio uno squalato. Dai, ti tengo io. Ci puoi camminare. Tira bene dietro. Bene avanti. Perché faccio destra, sinistra, tieni bene, tieni bene. Okay, non tirare! Oh! Partita intanto! Grande Maya! Oddio! Fa le cose con più precisione perché la basic molte cose te le salva. Vediamo come si comporta. Vai, partenza, dai, su. 3, 2, 1, via. Dai, grande. E niente, sempre con quella gamba dritta. Dai, 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 con la curva, dai. Dai, con la curva. È grandissima, grandissima. Quindi com'è andata? Secondo me è stata brava, dai, vero? Poteva andare peggio. Poteva andare peggio, ma poteva andare meglio. No, è stata brava, è stata brava. Si è difesa benissimo. Grazie. Abbiamo prenotato un'altra ora alle 4, ragazzi. Così prende più confidenza. Sì, poi io questa settimana basta perché sennò mi esplodo dal punto di vista fisico. Mamma mia, questa macchina fotografica o con questo obiettivo è molto meno stabilizzata. Cioè se respiro balla. Oh! Ragazzi, non sono riuscita a riprendere i primi ollie che faceva Alvi perché mi ha detto non riprendere laggiù che tanto non faccio nulla. Però siete riusciti a vedere qualcosina. Maledetto Alvi che mi beta e poi si lamenta. Ma non mi hai ripreso! Dobbiamo farlo fare anche a Ivi, ragazzi. Dobbiamo portare anche qua Ivi e lanciare la pallina lì dove è basso, come stanno facendo con questo cagnolone. Domani mi sa che portiamo sia Ivi che Kuma. Tanto se abbiamo libero qua un posto sotto l'ombrellone, Kuma ci sta volentieri. Guardate che bravo. Ma
Albi come sempre era fare amicizia con i cani. Maya! Aspetta, non fare subito il cambio piede! Aspetta ancora un po'! Eccolo! Oh! Vai ancora! Grandissima! Ragazzi, sono demolita! Demolita, non ce la faccio più! Sono morta! Oggi è Albi quello che ride, perché a me fanno male le braccia, le gambe, tutto. Sono senza fiato. Mi sento una medusa, ho bisogno di corrente che mi trascini fino alla macchina. Ragazzi, è appena successa una cosa incredibile, purtroppo non l'ho filmata. Kuma ha dato il primo bacino a Ivy della sua vita, perché le è caduto un pezzetto di carne sul collo praticamente e l'ha mangiato. Guardateli come sono bravini che mangiano insieme, da bravi fratelli, eh? Bravissimi. Cosa sta facendo questo pitato? Visto che ci hanno detto dopo le prime volte che le usiamo di ricontrollare gli attacchi, in effetti i miei sono tutti un pelo da stringere, vediamo se anche i tuoi. Ma no. No, i tuoi no. Beh, li avevo stretti perfettamente. Li avevo stretti perfettamente io. Quindi. Ok, solo due in realtà. Hanno fatto proprio neanche. Vabbè, per sicurezza. Stasera ci sono Nico e Sic a cena da noi, cena aperitivo, quindi stiamo preparando un pochino il fuori ed è la prima cena pranzo che facciamo sotto l'ombrellone in realtà, no? Stai calma, stai calma. È che è psicopatica quella canetta lì. Comunque abbiamo spostato il tavolo fuori e Albi sta preparando le patatine laggiù. E ci fa una bella magnata di cane. No. In compagnia della piccola Yvette e di Kuma. Grazie. Guardate che sorride anche per un attimo. Abbiamo inaugurato i piatti. Sì. Ivi, stai comoda. Finalmente. Stai comoda te, eh? Sì, sì, in questo momento è Yvette, quindi è super tranquilla e posata. Eccola che li avevo usati solo per me praticamente questi, perché non c'era più stata occasione. Vedete com'è in attesa di qualcosa Ivy, ma sì, che sta prendendo solo un volt advance. Ivy, non è cibo? No. Kuma, oggi abbiamo visto due cuccioloni a Wake Paradise. Sembravate tu e Ivy. Uno giocava e l'altro invece rimaneva lì tipo ma lasciatemi stare, cazzo, fa caldo. Comunque, la prossima volta vi portiamo, probabilmente venerdì, domani ce la prendiamo un po' più di riposo. Vorrei andare, ma voglio anche riposarmi un attimo per essere meno stanco la prossima volta che vado. Bestiaccia, cosa fai tu qua fuori? Guarda che è tardi sai, dobbiamo fare le nanne. Che carina, era qui fuori a prendersi il fresco. Vieni dentro, andiamo? Buonanotte ragazzi.